Inalo. Di ultimo. Biancaneve, i sette nani, un titolo offensivo. Diventeranno i sette dallo sviluppo tardivo. Una lavanda gastrica la salva nel finale, perché il bacio del principe non era consensuale. Per non alimentare i pregiudizi sulla donna, ora al papà di Bambi gli toglieranno le corna. Poi sempre perché tutto rientri nella norma, il papero di nome Ciccio si chiamerà fuori forma. Jessica Rabbit va coperta e ispira fantasie. Io sono il primo che ci ha perso almeno tre ghiottrie. Però spiegatemi dov'è la sua indecenza. Se vado su TikTok trovo due tette che fanno accoglienza. E ho perso tempo con le censure, vedendo il male anche nelle cose più pure. Tra un po' Pinocchio non mente perché si allunga il naso, mortifica me. E qui qua qua transgender sarà que. Gamba di legno, il signor cane disabile, il cappellaio da matto passa mentalmente instabile. Dico soltanto una cosa, ed è una mia opinione: non confondiamo il rispetto con l'ossessione. Facendo un grande sforzo posso arrivare a trovare delle ragioni che spiegano, non giustificano, ma spiegano una tendenza che mi sembra completamente catastrofica e delirante della nostra epoca. Posso arrivare a capirlo in questo senso, che nella nostra pedagogia da sempre c'è stata una certa confusione fra lo studiare qualcosa e il celebrare qualcosa come modello da seguire, no? Ecco. La civiltà occidentale si è costruita una pedagogia fatta di modelli, di grandi uomini, di grandi testi, nei confronti dei quali l'atteggiamento era reverenziale. Com'è reverenziale l'atteggiamento di Dante verso Aristotele, verso Virgilio? Ecco, un residuo di questo atteggiamento che dovrebbe essere morto e sepolto dal pensiero critico moderno, il quale dovrebbe aver chiarito una volta per tutte che noi studiamo George Washington non perché pensiamo che grande uomo era, vorrei essere come lui, ma perché pensiamo che conoscere il passato della nostra specie su questo pianeta sia una cosa utile, forse perfino necessaria, ecco. Invece il pensiero critico non ha cancellato del tutto questo atteggiamento. Rimane una qualche confusione per cui se io guardo Via col vento devo anche pensare come vero, era proprio così. E se io studio Dante devo anche pensare che grande uomo era, io voglio abbeverarmi al suo insegnamento. Ecco, se le cose stanno così, e non dovrebbero stare così, posso capire lo shock di chi, poco dotato di strumenti critici, scopre che la grande opera esprime anche pensieri o valori non uguali ai nostri, scopre che il grande uomo possedeva schiavi e allora va nel panico, perché non dispone della maturità critica per dire ma chi se ne frega, non è mica per quello che io lo studio. Io non studio mica i greci perché vorrei che il mondo fosse ancora come ai loro tempi, ma studio i greci perché hanno prodotto delle cose fondamentali che sono, senza conoscere le quali, sono più indifeso nel capire il mondo, oltre al fatto che mi provo di esperienze intellettuali straordinarie, di cui non vedo perché dovrei provarmi. Se invece uno crede che mi può piacere la statua di Marco Aurelio in Campidoglio solo finché ignoro che c'erano gli schiavi nell'impero romano, e quando invece scopro che Marco Aurelio possedeva schiavi mi viene voglia di buttare nel Tevere la statua di Marco Aurelio, allora purtroppo siamo a un livello, ecco, in Italia non credo ci siamo ancora arrivati, ma ci arriveremo, perché tutte le mode che arrivano dall'America sono quelle, e da loro mi dicono che siamo già a quel livello lì. Ecco, c'è questa forma di incredibile ingenuità e immaturità sui motivi per cui si studiano e si conoscono le cose. Un antidoto? Guarda, continuare a ripetere questa cosa, e cioè che appunto non c'è bisogno di condividere tutti i valori di un grande autore per riconoscere che è un grande autore. Forse un antidoto, siccome diciamo in queste battaglie culturali si combattono anche un po' scioccando gli avversari quando si riesce, io credo che sia il caso di ripetere che questo atteggiamento diffuso oggi, per cui noi guardiamo ad altre civiltà, quelle del passato nel caso specifico, dicendo come siamo superiori a loro,
come li disprezzo per il fatto che i loro valori e comportamenti non sono i nostri. Ecco, questo è lo stesso identico atteggiamento che gli occidentali 100 anni fa avevano, non verso il passato, ma verso le altre civiltà del presente, no? I neri, i gialli, no, tutti inferiori, la civiltà occidentale è superiore, i nostri valori sono migliori. Oggi noi non vorremmo mai ripetere gli stessi sbagli degli occidentali che dicevano io sono bianco, tu sei nero, è chiaro che sei inferiore, no? E nello stesso istante diciamo io vivo adesso, tu vivevi nell'antica Grecia, è chiaro che sei inferiore, no? Ecco, forse questo discorso potrebbe arrivare a far dubitare qualcuno, ecco.